Nel foglio che avete, nella scheda che avete, non ci sono tutti questi colorini. Martino, così è. Questi colorini sono per facilitarvi l'identificazione. Siccome voi siete nell'ebraico Z, questa frase qua è ripresa a livello di pronuncia qui. Allora, questo colore è questo qui. Questo rosso è questo qui. Il verde è questo. Ci siete? Bene. Tenete presente che in ebraico il punto di domanda, che è questo qui, quello lì è un punto di domanda. Lo mettono all'inizio della frase. Spagnolo mette all'inizio e alla fine, all'inizio rovesciato. Allora, proviamo a leggere così come sta e giace il testo in italiano, perché lì il corso C di italiano lo avete fatto tutti. Corrono sulla roccia i cavalli? Risposta? Forse si ara con i buoi? Sì, allora è finita. Perché voi avete un negativo sopra e un positivo sotto e non si capisce cosa vuol dire. Cosa è successo qui? Qui è successo un piccolo pastrocchio ed eccolo qua. Se io leggo il testo così come sta e giace vocalizzato, devo leggere Im Yaharosh, seguite, Ba Bekorim. Bekorim, Im è il plurale. Per cui, letto così, bisogna tradurre forse si ara con i buoi. Im, forse, Yaharosh, si ara, ba, con i, bekorim, buoi. Semplicissimo. Però c'è qualcosa che non va, perché prima c'è una domanda alla cui risposta è negativa. La seconda è positiva, è in contraddizione. Se io prendo e faccio questo scherzo, viene fuori forse si ara con il bue Yam, il mare. Allora viene fuori no, no. Vi è chiaro? Quindi molto spesso, questi sono casi semplicissimi, capitano ogni momento, molto spesso certe vocalizzazioni dei nostri amici masoretti non è stata proprio completa. Hanno fatto anche loro degli errori, noi oggi siamo in grado di correggerli. Per cui leggete tranquillamente l'Antico Testamento. Ve lo garantisco io. Per il Nuovo Testamento vediamo di fare un'altra piccola fatica, ma poi abbiamo due casi gustosi di Efesini e di Giovanni. Allora, il primo testo come esemplare archeologico, cioè come cosa da vedere, da toccare, esistente, è il P52, il papiro Rylan, vi ricordate, del 125. Se voi tenete presente che il Vangelo di Giovanni è stato scritto lì,
verso il centro vi rendete conto dell'importanza di questo reperto. Il papiro Ryland, OP52, fa parte di una raccolta che questo lord inglese aveva con il tempo accumulato e poi messo ovviamente a disposizione. Poi ci sono i cosiddetti papiri di Chester Beatty. Questi papiri sono poco prima del 200, poco dopo il 200. Sono molto importanti. Papiri Bodmer sono sempre raccolte di papiri. Non sono codici completi, alle volte c'è un foglio, alle volte c'è un fascicolo, alle volte ci sono due fascicoli. Sono tutti i testi del Nuovo Testamento. Una volta c'è Paolo, qualche altra volta ci sono gli Atti, l'Apocalisse. Come notate, dal 100 fino agli inizi del 300 abbiamo solo queste raccolte. Ryland, Chester Beatty, Beati, non Bati, e Bodmer. Sono i tre grandi nomi. Poi, verso la metà del 300, abbiamo il codice sinaitico Vaticano e Alessandrino che voi già conoscete dall'Antico Testamento. Ci sono altri codici successivi che sono il codice di Beza e il codice di Efren rescritto. Questo Efren si chiama così perché sui fogli di pergamena c'erano scritti le opere di questo padre della Chiesa, di Efren Siro. Von Tischendorf si accorge che c'è una scrittura inferiore, che vuol dire che quello era un palinsesto. Avevano grattato il testo precedente e sopra ci avevano scritto queste opere di questo padre della Chiesa, di San Efren. Questo studioso tedesco si è accorto che c'era un testo sotto. Ha preparato dei reagenti chimici, ha mezzo rovinato il manoscritto, però è riuscito a far emergere il testo inferiore, che è il testo biblico, greco. Per questo lo chiamano il codice di San Efren, o il codice di Efren rescritto. E il codice di Beza. Beza è un ricco signore che l'ha comperato. Noi dunque abbiamo tra il 125 e il 500 la stragrande maggioranza dei cosiddetti manoscritti onciali, maiuscoli. È tutto scritto in maiuscolo. E vengono detti onciali perché le lettere sono alte una oncia. L'oncia è la grossezza del pollice. Sono lettere belle, grandi. Come fatto storico, tenete presente che già verso la fine del secondo secolo, verso il 180, noi in Africa abbiamo la testimonianza che esisteva la Vetus Latina. Questa Vetus Latina è importante perché poi passa in Africa e diventa la Vetus Ispanica. Noi qui abbiamo una ottima specialista di tutte queste trasmissioni testuali latine. Vi sembrerà strano, ma è seduta lì, con la sciarpa rosa, si chiama Franca. Io ho la sua tesi, che è una bellissima edizione critica del testo latino della Bibbia latina di Rufino.
di Ruffino. Bene. Quasi contemporanea alla Vetus Latina, che è la madre di tutte le traduzioni latine, abbiamo la traduzione in siriaco. Di questa traduzione ci sono rimaste due tradizioni testuali, la Peshitta e la Siro-Esaplare. E l'altra traduzione siriaca fatta sulla Esaple di Origine. Origine non solo aveva messo in riga tutto l'Antico Testamento, ma anche tutto il Nuovo, dove lui aveva segnato i testi che erano sicuri, i testi che erano incerti, quelli che dovevano essere corretti. Per cui abbiamo due traduzioni in lingua siriaca del Nuovo Testamento. Quando Papa Damaso arriva a Roma verso la fine del 300, lui viene dalla Spagna, non conosce il greco, si trova con la lingua greca a Roma, perché la liturgia era celebrata in greco. E lui dice: io non posso celebrare una cosa che non capisco. Chiama Girolamo e gli dice: tu mi fai la traduzione dei testi biblici. E con alcuni monaci a Roma impone la traduzione in latino dei testi greci. Ed è quindi verso la fine del 300 che inizia la cosiddetta liturgia romana latina. In questo contesto il nostro amico Girolamo produce la Vulgata, la inizia alla fine del 300, la finisce all'inizio del 400. Lui però prende la Vulgata non come un lavoro di pura traduzione, ma di controllo della Vetus Latina sul testo greco dei 70. Un po' di complicazione. Solo verso la fine della sua vita lui dice: beh, proviamo a tradurre, dice, qualche cosa dal testo originale ebraico. E l'opera più importante è la traduzione dei Salmi. Provane sia che se voi prendete un'edizione critica della Vulgata latina, voi trovate nel libro dei Salmi due traduzioni dello stesso Salmo. Una chiamata Iuxta Hebreos, fatta dal testo ebraico. L'altra invece viene chiamato Psalterium Gallicanum, che sarebbe invece il Salterio della Vetus Latina, corretto da Girolamo sui testi dei 70, sul testo dei 70. Qualche volta ha fatto anche trucco, ha corretto anche sul testo ebraico e noi ce ne accorgiamo. Va bene. Dalla fine del 400 fino all'epoca degli Ottoni, noi abbiamo un disastro di manoscritti greci minuscoli e di lezionari in greco. Questo è tutto il patrimonio che abbiamo del Nuovo Testamento. Come notate, i testi sono vicini alle origini. Nell'arco praticamente di 450 anni noi abbiamo tutti i testi che contano. Sono circa 1500 testi. Questi sono i principali. Gli altri sono qui. Per arrivare a 5400 siamo là. Vediamo di divertirci un momentino con questa scienza della critica testuale. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono... E qui c'è il problema. Credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e del Signore nostro Gesù Cristo, o del Signore Gesù Cristo. Ora, questa espressione greca
en Efeso è presente nel codice sinaitico corretto. Cosa vuol dire codice sinaitico corretto? All'inizio di questa nostra conversazione io vi ho spiegato che il dictator dettava il testo, l'amanuense copiava, il dictator poteva sbagliare, l'amanuense poteva sbagliare. Però il lavoro veniva portato a termine senza correzioni. Finita la copiatura, il dictator veniva sostituito e gli amanuensi venivano sostituiti, con altri tanti amanuensi e un altro dictator. Riprendevano in mano ognuno un codice copiato, il dictator tornava a leggere e controllavano. Se c'era qualche errore, veniva bloccata la dettatura e con il coltellino, la gomma era un coltello, con il coltellino degli amanuensi grattavano la pergamena e scrivevano sopra, solo che se voi avete scritto in pergamena qualche volta, l'inchiostro sotto resta. Voi lo cancellate, diventa grigio pallido, quindi ci scrivete sopra con l'inchiostro bello nero fumo e vedete questa bella parola però su un fondo che è stato grattato, ci si accorge. Questa è la seconda mano, o testo corretto. La correzione viene fatta di solito non immediatamente, perché il lavoro va lasciato lì, in modo che ci si dimentica completamente. Poi si torna, si riprende e si fa il lavoro che vi ho detto, la correzione. Quindi la correzione è del V secolo, la seconda mano è del V secolo. Così pure il Vaticano corretto e l'Alessandrino. Dunque, c'è l'espressione in queste correzioni, ma nel loro stadio più antico, cioè in quello sotto la correzione, l'espressione en Efeso non esiste. Non esiste, per esempio, nel papiro 46, i papiri sono più antichi dei codici, siamo nel secondo secolo, ma non esiste neanche nel codice sinaitico originale e neanche nel codice vaticano originale. Ora tenete presente che le correzioni sono del V secolo, l'originale è del IV. E allora noi, per onestà, dovremmo dire questo nei manoscritti originali non c'è. Chiaro? E quindi era una lettera non intestata. Era una circolare. Sulle varie copie si metteva il destinatario. Quindi l'autore, che non è Paolo, ha dettato a una decina di amanuensi questa lettera, in modo che venissero fuori 10 copie. E poi lui, di suo pugno, metteva gli intestatari. 10 lettere uguali. Ora, noi abbiamo un signore del secondo secolo, eretico, ma per questo motivo anche interessante sotto il profilo storico, il quale dice che questa lettera era indirizzata ai fedeli di Laodicea. Ora, una delle due cose. O Marcione possedeva l'esemplare di questa lettera indirizzata ai Laodicesi, oppure c'è da sospettare un'altra ipotesi. Che questa lettera fosse scritta ai Laodicesi. Però c'è un problema.
Se voi leggete i primi tre capitoli dell'Apocalisse, trovate le sette lettere che l'autore dell'Apocalisse invia alle grandi chiese dell'Asia Minore. La lettera ai Laodicesi è la peggiore, perché i Laodicesi erano delle figure porche del cristianesimo nascente, ed è una comunità che è sparita. Allora la domanda è questa. Questa lettera che oggi va sotto la dicitura lettera agli Efesini, in origine o era una lettera ai Laodicesi, che poi, questo è San Paolo, è una lettera di Paolo o della sua scuola, lettera ai Laodicesi che poi nella copiatura, siccome la comunità era andata in malora, hanno preso e hanno cancellato l'intestazione. Oppure l'altra ipotesi è che questa lettera fosse una lettera circolare, stessa lettera indirizzata a più comunità, Marcione ha custodito solo quella ai Laodicesi. Invece, nei grandi scriptoria è rimasta quella indirizzata agli Efesini. Vi è chiaro? Quindi dietro a questo piccolissimo problema, che non tocca, come notate, problemi di fede, noi abbiamo una piccola tragedia della Chiesa nascente. O i Laodicesi non meritavano avere la memoria di una lettera scritta a loro, o dobbiamo dire che già allora le lettere circolari erano uno strumento, come oggi, per tramandare ovviamente degli ordini o qualche cosa d'altro.